Lo spettacolo di Cinque Pantani, storia di un capro espiatorio, è stato l'ideale preludio al passaggio del Giro. Per il secondo anno consecutivo festeggiate in qualche modo l'arrivo del Giro d'Italia? E certo, Ostia in Rosa sta diventando una manifestazione che credo si svolgerà ogni anno fin quando il Giro passerà per Ostia. È un grandissimo lancio pubblicitario per Ostia, un evento importantissimo che continuiamo a strappare a Milano, non so ancora come succede, forse ce lo deve spiegare Alessandro Onorato come succede questa cosa. Fatto sta che noi portiamo il teatro in piazza sempre con eventi che riguardano il ciclismo direttamente, come lo spettacolo di stasera che riguarda Pantani, e poi con un concerto, come dire, popolarissimo di swing tra gli anni 20 e gli anni 60. Con questa manifestazione di piazza Ostia si prepara all'arrivo del Giro d'Italia. È un grande arrivo, è un'occasione di promozione per il nostro territorio, per il litorale romano, per il mare di Roma, insomma più di 30 km nel decimo municipio, decine di milioni di telespettatori in tutto il mondo, ma poi anche iniziative per spingere le persone a uscire fuori di casa e prescindere dalle condizioni economiche, poter vedere un bello spettacolo teatrale, uno spettacolo di musica organizzato al Teatro di Manfredi, quindi siamo contenti. È una bella abitudine che stiamo portando a Roma e ad Ostia, perché già lo scorso anno siamo convinti che anche nei prossimi anni crescerà sempre di più questa potenza. Un evento che ormai fa parte della storia del nostro quartiere, il Giro d'Italia. È una grande emozione, un grande orgoglio. Quest'anno per la prima volta il Giro d'Italia arriva fino al Curvone, quindi siamo molto orgogliosi che Roma Capitale abbia accolto questa proposta che è venuta proprio dal municipio, al presidente, e veramente speriamo che questo territorio sia all'altezza e soprattutto che possa diventare una consuetudine per il futuro. Noi ci stiamo lavorando e ci impegneremo per questo. La Due Giorni in Rosa si è poi conclusa con il concerto della Ciribiribin Italian Swing Orchestra. Bye. Au revoir.